Siamo convinti che chiaramente il congresso è un'occasione essenziale, fondamentale per un'organizzazione per discutere di se stessa, delle proprie proposte, analizzare il contesto nel quale vivere e provare comunque a consolidare la propria azione. Ma noi pensiamo e siamo convinti che questo è possibile se questa discussione coinvolge il Paese e serve al Paese, e in questo senso noi riteniamo che i temi che noi abbiamo, che questo congresso, che sono quelli sicuramente per prima del lavoro, ma è il lavoro declinato attraverso l'uguaglianza, perché deve essere lo strumento per l'uguaglianza, per creare una migliore uguaglianza rispetto a quello che è successo in questi anni, per programmare lo sviluppo, per garantire i diritti di cittadinanza nella democrazia e nella solidarietà. Noi pensiamo in pratica che dobbiamo parlare col territorio, e noi abbiamo un territorio, la parte più debole del territorio, quella che si è dimostrata più fragile, quella insomma delle aree interne, che per tante ragioni sulla quale noi e con la quale noi vogliamo dialogare per capirne, conoscerne le difficoltà e comunque sia anche conoscerne anche eventualmente le potenzialità, le esperienze positive da valorizzare. Purtroppo resta una provincia di Teramo che insomma non fa fatica sempre di più a uscire dalla crisi, lo dicono i numeri anche, i numeri del centro per l'impiego ci dicono che dall'anno scorso a quest'anno sono aumentati di circa 3.000 gli iscritti alla lista di disoccupazione, e si consolida e peggiora il dato sulla qualità del lavoro, perché il lavoro precario è aumentato, è diventato quasi 1 su 6, l'anno scorso era 1 su 5 che veniva assunto a tempo indeterminato, invece quest'anno 1 su 6. E che significa? Se questa è la situazione, in pratica noi abbiamo sempre più sicuramente la necessità di riprogrammare, considerando anche quello che sta avvenendo, le ultime vertenze. Le vertenze di questi giorni ci dicono che comunque c'è ancora lavoro buono che va via, e quindi noi non possiamo che essere in campo e chiedere anche agli altri diciamo, soggetti di stare in campo, a partire dalla politica ma anche attraverso le istituzioni e le imprese.